Ti saluto, Superman. Non allarmarti, c'è un incarico per te. Un incarico? Di che cosa stai parlando, Stranger? E come sapevi che mi avresti trovato nell'appartamento di Clark Kent? Il mondo mortale ha per me pochi segreti, Superman. Per quanto riguarda il tuo compito, sarebbe meglio se lo vedessi con i tuoi occhi. È una questione difficile da spiegare in termini che tu riesca a capire. Dal momento che io comprendo ogni cosa, ti dico che si tratta di un evento sovrannaturale. Beh, non perdiamo tempo, Stranger. Devi sapere che ho affrontato una misteriosa minaccia e a quanto pare non sono più invulnerabile alle forze della magia di un altro essere umano. Inoltre, questa faccenda mi ha tolto l'energia. Sono stanco morto. Trova qualcun altro, Stranger. Qualcuno le cui virtù siano in grado di affrontare la magia. Un dottore del destino o... Superman, voglio te. Oh, accipicchia! Stranger, ti avevo detto, io, nel nome di... È per questo che ho bisogno di te, Superman. Una sorta di crepitio luminoso fuoriesce dalla testa di questo orribile gigante. Le pietre alla terra scorrono come un liquido sul suo corpo. La sua risata risuona con un movimento circolare attorno alla terra. Perfino Superman è spaventato. No, no, non devo farmi sopraffare. La paura è soltanto un'illusione e devo essere consapevole che se la mia mente sarà debole, non potrò farcela. La mia forza di volontà, ecco su cosa posso contare. Con la mia forza di volontà vincerò la mia paura e potrò agire. Mostro, non so chi tu sia, ma io ti fermerò. Questo è un lavoro per Superman. Posso farcela! Immensa. Devo resistere! Ci sta attaccando! Vuole ferirci! Deve essere punito! Santo cielo! C'è una mente dietro quell'essere. Non è un cumulo di forze misteriose. È vivo! No, Superman. Non lasciarti ingannare. Non c'è vita laggiù. Sono solo ricordi di una vita precedente. Che cosa stai dicendo, Stranger? Quell'ammasso di terra è in grado di pensare. È vivo! Qualsiasi cosa in grado di pensare, a mio parere, è un'esplicita forma di vita. Perché non mi hai detto che era cosciente? Proprio per evitare che reagissi in questo modo, Superman. Conosco perfettamente il tuo codice morale, che ti vieta di appropriarti di una vita umana. Ma non è il nocciolo della questione. La mente di quest'essere è già morta. Che cosa? Non c'è più tempo per le spiegazioni, Superman. Ogni momento che passa, le montagne crescono, diffondendo la morte sulla Terra. Fai tutto ciò che è in tuo potere per fermarlo, Superman. Devo affrontare l'origine di questa pazzia direttamente. Mi getterò dentro questo vortice ruotante di pietra e terra. Il torrente si sta innalzando a causa del forte vento, ma sono già fuori dal suo influsso. Camminerò attraverso la barriera delle dimensioni. Volgerò le spalle al dolce mondo dei viventi ed entrerò nel mondo dei dannati. Lascia che il colpevole raggiunga il banco d'accusa. Accusato? Qual è la mia colpa? Hai commesso un grave crimine, il più grave tra tutti i crimini. Tu vivi, Stranger, mentre le nostre povere anime sono condannate ad affievolirsi per l'eternità. Non possono venire ricompensate con un'altra esistenza, imprigionate in queste celle putrefatte, attendono l'invecchiamento dell'universo. Non cantare una canzone triste, oggetto morto. So chi sei. E come sei giunto in questa sconsacrata condizione? Mentre eri in vita, hai causato un grande dolore tutto intorno a te. Ti sei appropriato del potere riservato agli dèi e hai ucciso senza alcun rimpianto. Come osi assumere il ruolo della parte offesa? Sì, noi osiamo! Ci hanno dato una seconda opportunità per aggiudicarci un posto nel regno dei viventi. Quando si sarà compiuto il nostro volere, tutti gli esseri viventi pagheranno duramente per le nostre sofferenze!
Non sapevo cosa dovesse affrontare il fantasma Stranger qui dentro, ma il nostro orribile amico mi sta colpendo con un'incredibile potenza. La forza di questo tornado misterioso ha aumentato la sua potenza di quasi un centinaio di volte. E Stranger aveva ragione. La montagna sta tirando su di sé sempre più terra. Le sue dimensioni sono già raddoppiate. Se non troverò un modo per fermarlo presto, sarà in grado di abbattersi su Metropolis in un baleno.